Bel è caduto, Nebo è crollato, i loro idoli sono portati via da bestie da soma e da giumenti. Le cose che voi trasportavate sono caricate come pesanti fardelli per le bestie affaticate. Sono crollati, sono caduti insieme, non hanno potuto salvare il carico, ma essi stessi sono andati in cattività. Ascoltatemi, o casa di Giacobbe, tutto il residuo della casa di Israele, che siete stati da me sorretti fin dalla nascita, che siete stati portati fin dal grembo materno, fino alla vostra vecchiaia, io sarò lo stesso. Io vi porterò fino alla canizie, io vi ho fatto ed io vi sosterrò. Sì, io vi porterò e vi salverò. A chi mi vorreste assomigliare e uguagliare? A chi mi vorreste paragonare? Quasi fossimo simili. Costoro profondono l'oro dalla borsa e pesano l'argento con la bilancia. Pagano un orefice perché ne faccia un dio, poi gli si prostano davanti e l'adorano. Se lo caricano sulle spalle e lo portano, lo mettono al suo posto e là rimane. Dal suo posto non si muove più, anche se uno grida a lui, non risponde né lo salva dalla sua sventura. Ricordate questo e mostratevi uomini, è vero, ricordate, mostrate, siate virili, dice l'Apostolo Paolo, richiamate alla mente o trasgressori, ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è nessun altro, sono Dio e nessuno è simile a me. Che annuncio la fine dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico, il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Che chiamo dall'est un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che eseguirà il mio disegno. Sì, ho parlato e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Ascoltatemi, ostinati di cuore. Che siete lontani dalla giustizia, faccio avvicinare la mia giustizia. Non è lontana, la mia salvezza non tarderà. Porrò la salvezza in Sion e farò vedere la mia gloria a Israele. Amen. Quante promesse, quante condizioni meravigliose. Israele era oppressa da Babilonia, era dominata dai babilonesi. Come tu puoi essere dominato da qualcuno? Amen. Chi ti domina? Chi comanda la tua testa? Chi comanda il tuo spirito? Chi segue? A cosa segui? A cosa miri? Immagina per un attimo, noi abbiamo cantato davanti, vorrei davanti a me, immagina di stare, perché così è. Io dico immagina, ma così è. Adesso stai davanti al Signore, perché stai ascoltando la sua parola. Come stai davanti a Lui questa mattina? Come stai? Come stai? Come stai? Sei disponibile? Sei umiliato, umiliata? Sei in qualche modo prostrato, prostrata davanti a Lui a dire: Signore, fammi grazia? O sei incupito, incupita? Fai vedere che stai male o stai male, vuoi in sostanza fare la vittima per avere ciò che piace a te? Dio non può ascoltarti, non può soddisfare le tue richieste da vittima. Ma se ti vedrà in un atteggiamento di pietà, Lui ha compassione fino alla millesima generazione. Se ti vede anche che non capisci, ma che vuoi capire, Dio ti benedirà. Se ti vede che non ce la fai, ma vuoi farcela, Dio ti aiuterà. Dio fa così. È così sempre nella sua parola. Era oppresso Israele da una dominazione sanguinaria. Allora Dio suscita un re persiano, Ciro il Grande. Lo potete leggere in Isaia 45. Ciro esegue il disegno di Dio. Viene e abbatte Babilonia. E Isaia fa vedere, dice ad Israele, dice al popolo di Dio, guarda. Sono io che l'ho abbattuto, è il Signore che ha mandato Ciro. Quello che tu temevi, quello di cui avevi paura, a cui eri sottomesso, io l'ho buttato giù con Ciro. Amen.
ha buttato giù Bel, che è sinonimo di Baal, dio della fertilità. Ha buttato giù Nebo, che è sinonimo del dio della conoscenza. Quando Gesù è morto, dice la scrittura, egli, Gesù sulla croce, ha distrutto l'impero del male, l'impero della morte. Come Ciro ha sconfitto Babilonia, così Gesù ha sconfitto tutto. La sua vittoria è assoluta su tutti. È vero. Dice, guardate, ho sconfitto la conoscenza, perché, dice l'Apostolo Paolo, dove sono i savi, gli intelligenti? È vero. I più semplici di questo mondo in Dio sono più saggi dei saggi. La sapienza umana non può arrivare al Signore. Non ci può. Dio ha precluso la strada, ha messo due cherubini con la spada fiammeggiante. Nessun uomo, nessuna donna può arrivare alla sapienza di Dio, a Gesù, senza il suo permesso. Amen. E da qui nasce quello che dice il profeta Isaia: io sono Dio e nessuno è come me. Nessuno è come me. La salvezza appartiene all'Eterno. Non ti puoi salvare con le tue forze. Non ti puoi salvare con le tue preghiere. Non ti puoi salvare con i tuoi gesti. Non ti puoi salvare con le tue opere buone. Non ti puoi salvare per niente. Puoi chiamare chi vuoi tu al tuo capezzale, nessuno ti può assolvere. La salvezza appartiene al Signore, è il Signore che salva. Dice Gesù, quando incontrò il giovane ricco e se ne andò perplesso da quello che Gesù aveva detto, i discepoli gli dissero: ma chi potrà essere allora salvato? Chi può essere salvato se anche i ricchi, perché nella loro mente è che più ricco si era, più si era benedetti. È un grave errore questo, un grave errore dottrinale. Allora Gesù disse: all'uomo è impossibile. È Gesù che l'ha detto, all'uomo è impossibile. Ecco perché il profeta parla e dice: guardate, sono io che vi sosterrò, io vi porterò alla vecchiaia, io non cambio. La scrittura dice: io vi porterò alla canizia. Significa che lui sarà con noi fino a quando noi saremo incanuti. Sapete, quando si diventa proprio anziani, Dio dice ci porterà lì e sarà con noi. La sua parola non sbaglia. Fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso, io vi porterò fino alla canizia. Io vi ho fatto e io vi sosterrò. È il Signore che ci ha creati, è il Signore che ci ha formati, è il Signore che ci sostiene. Quando, sì, lui ci porterà fino a quando lui stava stabilito. Lui ha stabilito questo e lui farà questo. Non c'è nulla che possa offuscare il suo disegno. Gli uomini pensano, le nazioni fanno i loro disegni, ma dice il Signore: io eseguirò il mio disegno in mezzo alla vostra storia. Nessuno potrà fermare il disegno di Dio per l'umanità. E il disegno di Dio era di mandare suo figlio. Il disegno di Dio era di sostenere e di fondare la Chiesa. Scusate fratelli, la Chiesa chi l'ha creata? Scusate amici, la Chiesa mica l'hanno creata gli uomini, l'ha creata Gesù Cristo. È Gesù che ha detto: io edificherò la mia Chiesa. Non esistono tipi di chiese, esiste o la Chiesa di Gesù o niente. Questo è questo che dice il Signore. Allora, a chi mi vorreste paragonare? Agli idoli? Guardate, c'è una cosa triste che dobbiamo dire. Sapete qual è la nazione più idolatra? L'Italia. L'Italia. Amen. Perché gli idoli che stanno in Italia sono i più subdoli. Sono formati da statue di santi uomini del passato o di sante donne, e quegli idoli non sono altro che fatti da mano d'uomo e non possono rispondere. I miracoli li fanno i vivi, le risposte le danno i vivi attraverso Gesù Cristo, perché è il Signore che opera sempre. Un uomo non può fare miracoli, una donna non può fare nulla se Dio non opera in lui. Amen.
ora si applicano, li portano sulle spalle, li portano dappertutto, si riveriscono, ma non danno niente. L'idolo fa comodo a tutti. Sapete perché? Fa pubblicità alla fede religiosa, ma parlo di tutte le fedi religiose. Fa pubblicità ai religiosi l'idolatria. Tiene le persone occupate e sottomesse e sta bene pure alle persone, perché l'idolo non ti chiede niente. Quando scese Mosè dal monte Sinai, distrusse il vitello d'oro, perché il vitello d'oro aveva esaltato le persone. Invece Mosè scese con una legge buona che Dio dava al suo popolo affinché il suo popolo potesse godere delle sue benedizioni. La scrittura dice che la legge è buona, la legge è buona. Ma scusate, se uno dice non rubare, non è buono? Se uno dice non desiderare, non è buono? Se questo dice il Signore, non uccidere, la legge del Signore è buona. E gli uomini volevano il vitello, ma non volevano ascoltare la legge del Signore. A tutti basta il vitello, ma chi appartiene al Signore vuole sentire la legge di Dio nel proprio cuore, vuole sentire la legge del Signore. Ora, fratelli, non solo l'Italia è uno dei paesi più idolatri, ma dove viene fecondata continuamente l'idolatria, viene continuamente, nessuno mette un limite. Possibile che non si alzano le voci, dice la scrittura. Guardate, io difficilmente predico su questo, anche perché sono consapevole che devo annunciare innanzitutto Gesù Cristo, amen. Ma ciò che mi ha colpito e che mi ha parlato è quando Isaia dice: ricordate questo e mostratevi uomini. Ma vuoi vedere che io non parlo dell'idolatria per stare in pace con le persone a fianco a me sotto sotto? Vuoi vedere che mi sto nascondendo dietro al fatto che dobbiamo rispettare? Vuoi vedere che dentro di me c'è una sorta di viltà che mi fa stare zitto per dire va bene? Invece dice la parola: siate uomini, dichiarate, parlate di queste cose. Nessun idolo, il Signore condannerà tutti gli idolatri. Addirittura altra idolatria: andare in chiesa per l'ubbidienza degli ordinamenti o detti sacramenti della scrittura. Andare in cielo. In cielo si va solo riconoscendo Gesù come proprio Salvatore e sottomettendosi alla sua volontà. Amen. Non c'è altro modo. Quindi i religiosi non solo non entrano, ma non fanno neanche entrare tanti, come dice Gesù. Vuoi vedere che forse dobbiamo essere più precisi quando parliamo con qualcuno e dire la verità, ma soprattutto per onorare il nome del Signore? Dice il profeta: ricordatevi questo e mostratevi uomini. In napoletano tante volte se lo si dice: fai l'uomo, non ti interessare. Cosa significa? Significa: sii coraggioso nel parlare di me, sii coraggioso nell'annunciare me, sii coraggioso nel dire agli altri che senza di me non c'è luce, non c'è salvezza. Sii coraggioso. Applica la parola di Dio a te stesso e di agli altri: guarda, tu sarai pure una brava persona, ma un domani sarai un bravo diavolo. Ma io non faccio nulla di male, chi ti sta dicendo che fai del male? Noi stiamo dicendo che tutti gli uomini sono peccatori, dice la parola di Dio, e che nessuno nasce in grado di essere salvato. Tutti sono peccatori. Amen. Tutti. La scrittura mette tutte le persone sotto lo stesso livello. Siamo tutti uguali davanti a Dio. Tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Chi ci può restituire la gloria di Dio nella salvezza? L'unico Salvatore, Gesù Cristo. Ora, fratelli, vi ricordate l'unica adorazione a chi la dobbiamo? Noi non possiamo adorare gli idoli e neanche un ebreo non lo farebbe mai. I nostri padri ebrei, neanche gli ebrei che non sono convertiti, non si piegherebbero mai.
anche perché nella Bibbia in Deuteronomio è scritto, e Gesù lo ripete a Satana in Matteo 4, adora il Signore il Dio tuo e servi Lui solo. È così chiaro, è così, Gesù l'ha detto, l'ha ripetuto, adora il Signore. Cioè, nell'idolatria, voglio dire questo, questa è l'idolatria visibile, un'altra forma di idolatria è la caparbietà. La caparbietà, l'avarizia, l'ostinatezza, dice in Prima Samuele. Il caparbio, sai che fa? Dice, può anche dire sì, 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 ma poi fa quello di se stesso. Ripete, il caparbio ripete sempre lo stesso errore, perché vivendo nella caparbietà, non ricevendo la parola del Signore, non ricevendo la grazia del Signore, ripeterà gli stessi errori. Ripeterà gli stessi errori. La parola dice, il tuo peccato ti ritroverà. Ti meraviglierai se un giorno rivedrai il tuo peccato, lo stesso peccato in casa tua? Non ti meravigliare. Non ti meravigliare. Perché così è. La scrittura dice questo, è un'idolatria quando noi non siamo disponibili ad essere flessibili a comprendere la parola del Signore. Ora, oltre a dire ricordatevi di essere uomini, la scrittura dice ricordate, il profeta dice ricordate le cose passate. Voglio fare un appello a tutti quanti voi, quante volte il Signore ti ha benedetto nella tua vita? Io ricordavo poco fa una benedizione piccola, fratelli, piccolissima. Ve la voglio raccontare perché sembra banale, ma mi ha fatto ricordare la grazia di Dio. Sono entrato in comunità qui e stavo parlando con mio figlio. E mio figlio, po, mi dà una botta qui perché vede una zanzara addosso a me. Guardate, fratelli, io attiro le zanzare, che è una cosa straordinaria. Va bene, mi ha fatto ricordare, mentre stavo adorando, mentre stavo lì, mi sono ricordato di come in Africa non ho beccato neanche una puntura. Mi sono stato in Africa dove c'erano milioni di zanzare, dove hanno punto altri a me no. E dicevo, pensavo, e ho ringraziato il Signore, tu mi hai protetto, hai fatto in modo che non mi pungessero, perché tu sai, mi hai reso sensibile a questo, e ti ringrazio che nel momento della protezione tu sei stato con me. Ora, fratelli, è una piccola cosa, ma ricordatevi quante volte Dio è intervenuto nella tua vita. Io sarei dovuto morire, cioè, altre volte. Mi ricordo, guardandomi indietro, quante volte Dio è stato buono con me, quante volte Dio è stato... Ebbene, dice il Signore, ricorda le cose passate di molto tempo fa, ricordati anche delle benedizioni di Dio che ha dato al popolo di Israele, che sono scritte nella parola, è vero, perché non c'è nessun altro Dio, e rassicurati che stai con me. Amen. Ehi, guardate, fratelli, si può stare nella condizione più difficile e senza Dio è da disperati, ma possiamo stare nella condizione più difficile con Dio e possiamo e troviamo la forza per viverla e superarla. Amen? Amen? Dio pioverà sui giusti e sugli ingiusti. Significa che anche noi avremo i nostri momenti difficili, ma proprio in quel momento la differenza vuole che il Signore ci sosterrà e ci aiuterà a superarli. Ci lamenteremo? Sì, ci lamenteremo, fratelli. Siamo fatti così. Ci lamenteremo? Sì. Soffriremo? Sì. Avremo delle difficoltà, sì, ma supereremo, amen, ma supereremo, supereremo. È scritto che passeremo attraverso un fuoco e non saremo bruciati, ma passeremo attraverso il fuoco. Molti dimenticano che si passa attraverso il fuoco, sentiremo il calore del fuoco, la paura del fuoco, il timore del fuoco, ma lui non potrà avvicinarsi a noi senza il permesso di Dio, amen. E seppure si avvicina, è per purificarci. Amen. C'è sempre uno scopo per i figlioli di Dio. Allora, fratelli, lui dice che esegue il suo disegno. L'ha eseguito il suo disegno mandando suo figlio Gesù Cristo. E fa l'ultimo appello che voglio fare a tutti quanti voi e terminare questa mattina. Due volte dice, ascoltatemi, o casa di Giacobbe, ascoltatemi. Al versetto 12. E poi dice, ostinati di cuore, dobbiamo ammettere, dovete ammettere, fratelli,
che chi più e chi meno siete stati un poco testardi, un po' caparbi. Dobbiamo ammetterlo. E senza scuse, però è colpa di quello, però è stato quello. No. Signore, io ho peccato e ti chiedo perdono. Giustificare se stesso o i peccati e le mancanze altrui è un'offesa al trono di Dio. Non si può e non si deve giustificare nessun peccato, perché stiamo togliendo a Gesù l'opera della grazia. Il peccato è peccato e rimane tale, perché chi ha peccato deve chiedere perdono a Dio e deve sentire il perdono e il dolore di aver commesso il peccato e ricevere il perdono e la consolazione di quel peccato. Amen. Ora, fratello, dice il Signore, questa è una grande promessa, è quello che Gesù, io vi dissi anche domenica scorsa, come ancora non capite, disse ai discepoli che facevano questione il pane e il lievito, come ancora non capite, guardate quanto è buono il Signore. Voglio dire a tutti quanti voi quanto è buono, guardate. Ascoltatemi, ostinati di cuore che siete lontani dalla giustizia. Faccio avvicinare la mia giustizia. Dio fa avvicinare a noi la sua giustizia. E poi dice, non è lontana, la mia salvezza non tarderà. Porrò la salvezza in Sion e farò vedere la mia gloria a Israele. Il Signore promette, detto, guardate, ascoltatemi, e io farò avvicinare a voi la mia giustizia. Io starò con voi. Ma scusate, Gesù cosa dice ai suoi discepoli? Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Amen. Gesù, ecco te. Ecco te tutti i giorni. Ecco te stamattina. Ecco te in casa tua. Gesù è con te al lavoro. Gesù è con te. È nella tua mente. Gesù, ecco te. Ti faccio questa domanda, fratello, sorella mia. Gesù è sempre con te. La comunione con Lui vale più di ogni altra cosa. Gesù è con te? Amen. Gesù è con te? Dio ha promesso, è venuto a noi suo figlio in forma d'uomo. Questo mistero è grande, che forse lo comprenderemo in cielo totalmente. Dio che si fa uomo, che soffre come noi, suo figlio. Amen. Ascolterai? Sarai uomo? Supererai le tue ostinazioni? Io faccio un appello questa mattina, un appello molto semplice, forse è un appello che vorrai sentire. Ricomincia un'altra volta, ricomincia da capo, riavvolgi il nastro, riavvolgi il nastro ed elimina dal nastro tutte le tue caparbietà, le ostinazioni. Ricomincia da capo con Dio, ricomincia da capo, ricomincia da capo, riavvolgi il nastro questa mattina, riavvolgi da capo e non ti scoraggiare, non ti vergognare, e tutti i tuoi compromessi del passato chiedi perdono al Signore, avvolgi da capo, ricomincia da capo e fai in modo che l'opera di Dio possa fluire nella tua vita. Amen. L'opera del Signore è in te.